Buonasera a tutti quanti. Normalmente noi mettiamo soltanto un cartello sulle pagine social del comune di Montefiascone per fare gli auguri come Chiesa Cristiana Evangelica della Vera Vita. Siamo la Chiesa Battista di Montefiascone da oltre 20 anni. Però quest'anno sinceramente volevo fare un messaggio diretto perché è un anno particolare, un anno veramente dove sembra strano celebrare il Natale, un anno dove le gioie sono state davvero poche e dove ci sono state invece tante lacrime. E sembra ancora più strano celebrare il Natale, che è una delle feste dove le persone usano abbracciarsi, baciarsi, stringersi e dove invece la raccomandazione era proprio quella del distanziamento sociale, l'assenza di strette di mano, figuriamoci i baci, assolutamente vietati. Allora, che cosa può dirci questo Natale? La prima cosa che mi viene in mente è proprio il fatto che celebriamo un Dio che vuole starci vicino a tutti i costi, esattamente il contrario di quello che noi dobbiamo fare con il distanziamento sociale. È così volenteroso di venirci a trovare, di starci vicino, che si incarna nel seno di una donna. Allora, la prima cosa che possiamo ricevere da questo Natale è ricevere questo bambino come un Dio nella carne. La storia del Natale è la storia di un Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché nessuno perisca, ma tutti abbiano la vita eterna. Il distanziamento non deve farci dimenticare che Gesù è venuto per volerci uniti e solidali, gli uni con gli altri. Infatti lui stesso nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Continuiamo ad amarci, continuiamo anche se a distanza ad amarci e intrattenerci anche attraverso le mascherine, anche al di là del plexiglass che troviamo nei centri commerciali o nei negozi, perché il Natale parla d'amore. La seconda cosa che possiamo prendere da questo Natale anomalo è l'obbedienza. Noi siamo stati chiamati ad obbedire a delle raccomandazioni che sono state fatte per il nostro bene. Sono talvolta dure, sono raccomandazioni che richiedono sacrifici, ma hanno un premio, mirano a quando sarà sconfitto il male. Allo stesso modo Gesù è venuto per darci un esempio di obbedienza alle regole del Padre. Gesù ha obbedito completamente al volere del Padre dall'inizio alla fine. Nella seconda lettera di Giovanni, Apostolo, è scritto: questo è l'amore, che viviamo secondo i comandamenti, come avete sentito fin dal principio. Ecco, le regole dell'emergenza devono rammentarci che Gesù è sceso per incoraggiarci a seguire delle regole. E sono le regole del Padre. Le regole del Padre si chiamano comandamenti, ovviamente. E il premio di queste regole sarà non soltanto la sconfitta del Covid, no, 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 non in questo caso, ma sarà una vita eterna per chi crede in Gesù. La terza cosa che possiamo prendere da questo Natale è la comunione fraterna. Per il nostro bene ci si chiede di non riunirci o di riunirci a piccoli gruppi, massimo 6, di stare poco assieme. Ma questo è col fine di tornare a stare insieme e stare insieme bene e a riunirci. Sempre l'Apostolo Giovanni, nella sua seconda lettera, afferma: avrei tante altre cose da scrivervi, ma non voglio farlo per lettera, perché spero di venire a trovarvi presto e di parlare con voi da vicino, così la mia gioia sarà completa. Gesù è sceso in terra per renderci una grande famiglia, unita sotto il suo nome. Quando tutto sarà finito, ricordiamoci di essere una famiglia. E che essere una famiglia non è solamente condividere lo stesso luogo fisico, il medesimo spazio fisico, ma incontrarci non solo soltanto sui social, non tanto soltanto su Facebook, WhatsApp e gli altri media. Se vogliamo conoscere la gioia del Natale, anche in questo periodo difficile, riceviamo Gesù come Dio in carne, camminiamo nei Suoi comandamenti
ed amiamo gli uni e amiamoci gli uni gli altri e viviamo assieme. Queste cose non faranno sparire completamente tutti quanti i problemi. Viviamo in un mondo imperfetto, lo sappiamo, ma cambierà il cuore, l'atteggiamento che avremo verso il 2021 che sta per iniziare. Io colgo l'occasione per salutare tutta quanta la comunità di Montefiascone, sia le persone che sono qua a Montefiascone, sia quelli che sono distanti, che ci vedono tramite i social, e voglio dare un abbraccio virtuale a tutti quanti i credenti di qualsiasi denominazione che frequentino una chiesa cattolica, che frequentino una chiesa ortodossa qua a Montefiascone, e un abbraccio particolare ai conduttori di queste comunità che si impegnano tanto per la vita civile e per le pecore che gli sono state assegnate a Montefiascone. Buon Natale a tutti!